Per il momento prese con Rositer un cubicolo doppio in una casa semidiroccata a un centinaio di metri dalla biblioteca. Il quartiere era malandato e fatiscente, le case rigurgitavano di inquilini. Le possedevano più che altro proprietari che abitavano altrove, o enti comunali, e gli amministratori erano di basso livello, semplici esattori dell'affitto, che se ne fregavano di come gli inquilini dividevano il loro spazio e non si avventuravano mai oltre il primo piano. I corridoi erano costellati di bottiglie e lattine vuote e i bagni sembravano cisterne. La maggior parte degli inquilini erano vecchi e ammalati che restavano svogliatamente seduti nei loro stretti cubicoli, parlandosi l'un con l'altro, schiena a schiena, attraverso le sottili tramezze. Il loro cubicolo era al terzo piano, in fondo a un corridoio che faceva il giro della casa, la cui architettura era impossibile a seguirsi per i cunicoli sistemati con ogni angolazione possibile. Per fortuna il corridoio era cieco, il mucchio di casse finiva a 1 metro dal muro e una tramezza separava il cubicolo, ampio a sufficienza per 2 letti. Un'altra finestra dava sulla casa di fronte. Sistemate le sue proprietà nello scaffale sopra la sua testa, Ward si sdraiò sul letto e guardò pigramente il tetto della biblioteca attraverso la bruma pomeridiana. Mica male qui, gli disse Rositer mentre sballava la sua cassa. Lo so che non c'è una vera privacy e che nel giro di una settimana ci tireremo scemi l'un l'altro, ma almeno non abbiamo 6 altre persone che ci respirano sul collo mezzo metro più in là. Il cubicolo più vicino era singolo, inserito nello strato di bagagli, una dozzina di passi più in là lungo il corridoio. L'occupante era un settantenne sordo e immobilizzato a letto. Mica male, gli fece eco Ward con riluttanza. Ora dimmi quali sono le ultime cifre sull'aumento della popolazione. Può darsi che mi facciano consolare. Rositer rimase un istante in silenzio. 4%, disse poi a voce bassa. 800 milioni di gente in più in un anno. Poco meno della metà di tutta la popolazione mondiale nel 1950. Ward fece un leggero fischio. Così faranno la rivalutazione. Quando? 3 metri e mezzo? 3, dall'inizio dell'anno prossimo. 3 metri quadri. Ward balzò a sedere e si guardò in giro. È incredibile, il mondo è impazzito. Rositer, per amor di Dio, quando faranno qualcosa? Ti rendi conto che presto non ci sarà più posto per sedersi, solo per stare, per sdraiarsi, solo per sdraiarsi? Esasperato, colpì con un pugno il muro al suo fianco.
Al secondo colpo cedette uno dei piccoli pannelli di compensato coperti da una leggera tappezzeria. Ehi, gridò Rositer, butti giù la stanza. Si tuffò lungo il letto a recuperare il pannello che pendeva in dentro, trattenuto solo da una leggera striscia di carta. Ward fece scivolare la mano nell'orifizio scuro e cautamente appoggiò il pennello al letto. Chi c'è dall'altra parte? Sussurrò Rositer. Hanno sentito? Ward sbirciò nell'orifizio, aguzzando gli occhi nella debole luce. Improvvisamente lasciò il pannello e afferrò la spalla di Rositer, tirandolo lungo il letto. Henry, guarda! Rositer si liberò dalla stretta, spinse la faccia nell'apertura, mise lentamente a fuoco la vista ed emise un'esclamazione soffocata. Proprio davanti a loro, debolmente illuminata dalla grigia luce del giorno, c'era una stanza di medie dimensioni, sui 15 metri quadri, vuota, tranne che per la polvere sedimentata sul battiscopa. Il pavimento era nudo, attraversato da qualche striscia di linoleum logoro, i muri coperti da una stinta tappezzeria a fiori. Qua e là pendevano brandelli di carta da parati e la cornice superiore era marcita, ma a parte questo la stanza era abitabile. Trattenendo il respiro, Ward chiuse con un piede la porta aperta del cubicolo e poi si rivolse a Rositer. Henry, ti rendi conto di che cosa abbiamo trovato? Te ne rendi conto? Zitto, abbassa la voce per amor del cielo. Roger esaminava la stanza con attenzione. È fantastico, sto cercando di capire se nessuno l'ha usata di recente. Ma certo che no, notò Ward, è ovvio, non si vede una porta nella stanza, ci stiamo guardando attraverso ora. Anni fa devono aver messo i pannelli su questa porta e poi devono essersene dimenticati. Guarda la polvere che c'è dappertutto. Rositer continuò a fissare la stanza con la mente che gli vacillava per la sua vastità. Ecco,